Salve web spettatori di NanoTV, siamo al Caffè Oberdan, un incontro si può dire informale, no? Siamo una bella domenica mattina, il 5 dicembre, mancano ancora 13 giorni, no? A questo spettacolo che siamo qui per lanciare, Passione di Ana, il 18 dicembre al Teatro Gelsomino di Afragola, ma ne andiamo a parlare con il direttore artistico di questa bella manifestazione qui ad Afragola, il direttore artistico Enzo Gambardella. Salve Enzo, che abbiamo visto già in queste sere alla premiazione del secondo festival La Fragola d'Oro, una, due, tre, quattro e stasera l'ultima serata, dopo spendiamo anche una battuta su questa manifestazione dell'associazione Afragola d'Oro. Ma parliamo invece del 18 dicembre e di questa cosa voluta fortemente da Diana Di Fiore, che è qui con noi e sentiremo anche lei. Prego Enzo, la parola a te. Hai detto proprio bene, una serata voluta con caparbietà da Iana. Iana, ho avuto modo di conoscerla da poco tempo e mi sono reso conto della persona speciale e esclusiva che è. Questa è la ragione che mi trovo qui a prendere questa responsabilità di direzione artistica per lei, perché è una persona veramente in gamba. Sicuramente tutti gli spettatori che verranno avranno modo di passare una gran bella serata. Ma descriviamola un po', come si svolgerà questa serata? Si svolgerà tra quello che è lo spettacolo realmente di questa canzone, questa passione per Diana, per la canzone classica, bella napoletana, e poi ci saranno delle sfilate di moda. Però in questo contesto di serata. Quindi moda e spettacolo, no? Anche, giusto. E in questo contesto di serata ci sarà la mia partecipazione anche da cantante con alcuni ospiti. E ci sarà una cosa molto significativa, perché ci sarà la prima elezione della Miss Pro Loco, una cosa che ci siamo creati noi, perché ricordo un pochettino a quello che è stato anche la figura importante del territorio del professor Luigi Grillo. Ma certo, quindi un omaggio anche alla famiglia Grillo e a Luigi Grillo, certo, che abbiamo perso, certo. Da qualche anno la Pro Loco adesso è passata al figlio, no? Claudio Grillo, che sta facendo tanti eventi, infatti, riesce a sottrarre il tempo alla sua enorme attività di imprenditore, no? Che è un imprenditore di successo nei nostri territori e non solo. Quindi un ricordo anche a Luigi Grillo, a cui poi noi ci associamo. Poi una cosa simpaticissima, che abbiamo creato anche l'elezione di Fragolina. Miss Fragolina, quindi. Niente a che vedere con la Fragola d'Oro, che è tutta un'altra cosa, ma la Fragolina è perché partecipano dei bambini piccolini e quindi diamo questo quindi caratterizziamo comunque l'evento al nome di Afragola, esatto, e al territorio. Siamo, no? Di Afragola, penso che quindi sia logico e giusto. Non so se tu vuoi aggiungere altro, altrimenti raccogliamo qualche battuta da Diana. Va bene. Diana, grazie Enzo. Passiamo a parlare con l'organizzatrice di questa bellissima serata del prossimo 18, Iana Di Fiori. Che cosa aggiungere a quanto ha detto Enzo, Iana? Che io comunque ringrazio Enzo, che veramente mi sta dando notevole mano. Quindi l'appuntamento è al 18, no? Il 18... 18 dicembre alle ore 20:30. Ma raccogliamo qualche battuta con noi, sono alcune delle partecipanti, no? a questa serata. Antonella Alterio, Ilenia Pellicci, Francesca Villaggio, Adele Castaldo parteciperanno a questa manifestazione. Parliamo prima con Antonella Alterio. Buongiorno. Qual, quale sarà la tua partecipazione? Tu sfilerai? Allora, io sfilerò e mi esibirò anche. Mi hanno detto che sei una bravissima ballerina. Il ballo, sì, ho preparato anche un piccolo show e quindi mi esibirò anche nel ballo. Benissimo, noi ovviamente ti verremo a vedere e mostreremo la tua esibizione. Sì. Facciamo una battuta con Ilenia. Ilenia, cosa pensi di questi eventi? No? Tu che sei così giovane, una battuta su questa manifestazione. Cosa puoi dire? Perché ti sei iscritta? No, mi sono iscritta perché per me è una bella esperienza e mi piace molto fare questi concorsi e partecipare. Quindi sfilerai quella serata. Grazie, passa la parola alla tua collega Francesca Villaggio, sempre di questo territorio, no? Parliamo di ragazze che sono di questo territorio, Afragola, Casoria, dell'area a nord di Napoli. Per chiudere su questo breve incontro, perché ti sei iscritta tu invece? In realtà devo principalmente ringraziare Iana, se sono qui, perché mi ha spronato notevolmente per partecipare, anche perché per come sono di carattere ero sei molto intimidita sulla questa esperienza, però adoro sfilare, mi è sempre piaciuto.
tutto, e non smetterò mai di ringraziarla per questa opportunità che ti ha dato. Noi ti ringraziamo, l'appuntamento concludiamo qui le nostre prime battute su questo evento, ne torneremo a parlare. Ringraziamo Enzo Gambardella. Vuoi aggiungere qualcosa, sì, Enzo? Volevo solo dire grazie a te per la tua disponibilità, infatti, sempre onnipresente per questo tipo di manifestazione. Grazie. Ti ringrazio, l'appuntamento è su napolinord.it e boxnews.it con Nano TV. Grazie.